Ciao, sono Emiliano Galli dell'agenzia immobiliare Remax Italcase. Oggi mi trovo in zona Montesacro, Talenti, precisamente in via Roberto Bracco 25. Quello che vi sto presentando è l'attico Aria, un attico al quarto piano che è stato completamente ristrutturato e mai abitato. E la particolarità qual è? Che ha tre lati di esposizione liberi, questo qui che è sud, si vede la luminosità, io ho acceso le luci, ma potremmo stare tranquillamente a luci spente per notare quello che è sicuramente uno dei punti di forza di casa, oltre alla ristrutturazione. È un attico, come dicevo, al quarto piano, che è dotato anche di un box comodo per due macchine e una cantina. L'altra comodità, senza dubbio, di questa casa qual è? Il fatto che è una classe energetica A1, quindi una classe energetica molto alta. Questo che vi sto inquadrando è il salone doppio con angolo cottura alle mie spalle, eccolo qui gli attacchi. Tutte serrande elettriche, zanzariere già installate. Camino non è un camino vero, ma è un camino che comunque fa la fiamma e quant'altro, con libreria in cartongesso. L'ingresso, anche questo molto spazioso, ci sono sia dove vedete il contatore della luce che questo spazio qui, sono stati fatti dei vani per poter mettere un armadio a muro su misura, per mettere degli armadi e quant'altro. La sala sono 50 metri. Da questa porta dividiamo completamente la zona giorno dalla zona notte. Vi faccio vedere prima i servizi. Questo vano è dedicato a una lavanderia con ariatore, è un locale cieco senza finestra, ma è stato fatto l'ariatore ed è ideale per una lavanderia. Qui c'è il primo bagno, che è un bagno cieco di servizio, anche questo con ariatore, chiaramente, completo di sanitari e lavabo. E poi le tre camere con gli altri due bagni. Iniziamo dalla prima stanza, questa è una stanza matrimoniale, a faccia rispetto a via Roberto Bracco sul retro, dopo usciremo anche fuori per vedere tutto lo spazio esterno, che sono altrettanti 100 e oltre metri quadri. Questa è una camera matrimoniale. Il secondo bagno, il primo finestrato, con doppio sanitario, lavabo e una doccia walk-in molto grande e una bella finestra anch'essa che fa entrare molta luce. Seconda camera da letto, 12 metri quadri, quindi sembrerebbe una singola, in realtà non lo è. Per quale motivo? Perché lì sono le prese per il letto, per mettere un letto anche matrimoniale o una piazza e mezza o due letti singoli, ma soprattutto dietro la porta è stato lasciato lo spazio necessario per poter mettere un armadio, quindi per occupare meno spazio possibile. Guardate che bella, così come c'era nel salone, anche qui queste finestre, sembra un quadro da vedere fuori, veramente. Da questa porta in poi la camera con il bagno in suite, quindi possiamo dire la camera padronale, con un bagno completo, anche qui box doccia walk-in molto comodo, lavabo, sanitari, e affaccio verso il terrazzo, la finestra verso il terrazzo. E questa è l'altra, la terza ed ultima camera. Comoda camera matrimoniale, per armadio, letto matrimoniale. Quindi mentre vi accompagno fuori usciremo dalla sala e poi andremo verso la zona notte, perché il terrazzo prende tutti e tre i lati dell'appartamento. Vi do qualche informazione in più anche riguardo riscaldamento e raffrescamento, perché tutto quanto a pavimento, sia rinfrescamento che riscaldamento, e quelle bocchettine che vedete qui sopra, insomma, sono un sistema di ricircolo d'aria per avere sempre l'aria pulita in casa. Ecco il terrazzo, guardate l'affaccio, questo è sud, sud-ovest e poi nord alle nostre spalle. Terrazzo molto grande, sono 50 metri, questa è la parte più vivibile, che chiaramente accede dalla sala e dall'angolo cottura e da una camera da letto. Poi c'è questo passaggio più stretto laterale, adesso ci passiamo, chiaramente non è il modo più agevole per andare sul retro, ma chiaramente uscendo dalle altre due camere. Qui si allarga un po' il vano tecnico per quanto riguarda caldaia e sistema di riscaldamento e raffreddamento a pavimento, e la parte del balcone dove esce anche l'altra stanza. Questo è l'affaccio, quindi ricapitolando, quello che vi ho presentato è l'attico Aria di Roberto Bracco 25, un quarto piano di 150 metri commerciali, circa 135 calpestabili interni,
con 100 metri di terrazzo, un box doppio e una cantina. Se stai pensando di vivere in questa zona e vuoi una soluzione completamente ristrutturata in classe A1 e soprattutto con tantissima aria e sole, non esitare a contattarmi. Per vendere casa puoi fare tu le foto, mettendoci tutto te stesso. Ma con un agente Remax? Eccoci, come va? Hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi.